Un cordiale saluto da Gianni Petrizzo e da Agropoli Channel. Siamo qui per le anticipazioni del TG di oggi. Partiamo dalla regione Campania, ancora discussioni sullo sforamento di 1 miliardo sul bilancio. Per quanto riguarda la provincia di Salerno, sono in arrivo dei fondi per gli enti per quanto riguarda la gestione dei rifiuti. Politica agropolesi, il PDL attacca l'amministrazione Alfieri individuando una presunta crisi, ma arriva presto la smentita del sindaco Franco Alfieri, appunto, dicendo non ci sarà nessuna crisi. Sale il prezzo della benzina, la Shell la dà a 1,439 euro, mentre per quanto riguarda Sala Consilina, Angelo Fazio è il presidente del centro commerciale Naturale, questa grande opportunità per i commercianti. Per quanto riguarda la cronaca, sequestrati 2 milioni di euro in beni immobili a un clan della zona di Giffoni Valle Piana, mentre a Capaccio ancora vandali contro chiese, scuole e abitazioni. Per quanto riguarda il lavoro, nuove occasioni nelle grandi aziende nazionali. Per l'attualità, il Tribunale di Potenza condanna una banca di Sapri per aver lasciato a casa un dipendente. E infine Camerota, Castellabate finalmente avranno il loro parco marino. È arrivato l'ok dal Ministero. Queste ed altre notizie per quanto riguarda il TG di Agropoli Channel. Collegatevi, cliccate. A presto.